Ragazzi, mi raccomando, cerchiamo di superare gli 8.000 mi piace per questo video pazzescamente incredibile. La prossima settimana vi porto sempre un video con loro. Buona visione. Ragazzi, mi raccomando, se volete spacchettare come animali e trovare giocatori pazzescamente incredibili, footgalaxy.com. Primo link in descrizione, ragazzi, e con il codice HOME avrete uno sconto pazzescamente incredibile. Buona visione. E andiamo dentro con le clip. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale! Ho detto uovo. Ma il canale di Harry, uovo, il mio è ciao a tutti ragazzi! E rifacciamo! Ciao, si rifà! Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale! Oggi ragazzi! Siamo qui di nuovo con l'Indovina, il calciatore challenge, ma come state vedendo alle mie spalle, perché alle mie spalle partiamo dall'ultimo in fondo, esatto, l'ultimo degli ultimi, l'ultimo degli ultimi. Il più piccolo nello schermo ma non è la realtà, Tatina 23. Ecco. Poi abbiamo Mr. Sparta Praga, oh, dei Fuse Game. Poi abbiamo l'unico e di solo l'originale Fuse Gamer. La mia destra invece Enrico, il mio compagno di squadra, il mio compagno di squadra del padre, ecco. Oh, Henry Lanza, sì. Ragazzi, il mio compagno, proprio perché giocheremo io ed Enrico contro i Fuse Gamer, quindi i napoletani e lo Juventino. Per farvi capire che comunque c'è sportività. Coesione, ragazzi. Anche se spero tatiro muro. Quindi, ragazzi, cosa andremo a fare? L'Indovina il calciatore challenge sul mercato come le altre volte, ma questa volta sarà in versione speciale perché lo faremo utilizzando solamente il campionato delle Oh my gosh. Ragazzi, se volete un altro video insieme, tutti insieme, quanti like Andrea? 8450 mi piace. Mi raccomando, è importante. Nel prossimo video saluteremo gli ultimi tre che commenteranno questo, esatto, video. E detto ciò, andiamo dentro con i giocatori. Ecco. Facciamo la regola dell'ospite. Quindi noi di al mettere, allora ragazzi, chiudete gli occhi. 1, 2, 3. Vai. Allora, è uscito il giocatore. È uscito, sì, sì. Ok. Allora qui ci stanno pure tutte le squadre in cui ha giocato. Vedremo qua davanti. La storia del giocatore. Allora, io direi di indovinare. Cerca di indovinare subito il campionato con cui giocava. Oppure il ruolo anche. Ah, non c'ha detto il ruolo, sti bastardi. No. Non ci ha detto niente. Proprio ricerca. Se dici il ruolo, è troppo. Vabbè, troppo facile poi. Allora, sempre con tre domande. Sì, tre domande. Sì, porca boia. Allora, il vostro giocatore, cioè il giocatore. Sì. Chiediamo il ruolo? Sì. Ci buttiamo sul ruolo perché ci dicono sì o no questi, capito? È un problema perché abbiamo portiere, difensore, centrocampista, attaccante. Ci sono quattro ruoli e abbiamo tre domande. Tipo qualcosa con i gol, magari. Un giocatore che ha segnato tanto, possiamo dire? Sì. Così. Magari può essere anche un centrocampista e non escludiamo proprio del tutto. È quello. Possiamo chiedere se è già uscito Prime? Vai, Omar! Il vostro giocatore è già uscito Prime? Nella sua versione Prime? Il nostro giocatore è già uscito Prime. Ok. Sì, sì, ce ne siamo tolti un quindi po', già, cazzo, è vero, abbiamo Viera di Forti. Possiamo chiedere. Allora, loro no, perché comunque la Prime è tutte da 90 su. Stavolta ci servono. Ci servono icon per farlo. Bravissimo! Nella sua SBC servono delle altre icon per farlo. Allora, se non vi ricordate, quelle cui servono le icon sono Henry, Vieira. Posso andare a controllare? Da lì, però, serve. Però non serve, non esce più come prima. Vabbè, però è quello. Lasciamo, andiamo quella a vedere un attimo. Eccolo qua. Allora. Se non sbaglio, sì, serve. Serve. Allora, quindi abbiamo Henry, Del Piero. Serve, quindi ho detto una. Allora, comunque, Henry, Vieira, Roberto Carlos, sì. Mataus, Ronaldinho. Quindi abbiamo detto Mataus e Vieira sono centrocampisti. Ronaldinho attaccante, Henry attaccante. Mataus centrocampista. Centrocampista. Abbiamo Ferdinand, una, serve? Una, sì. Ok, Ferdinand. Ferdinand che è inglese. Secondo me dovete fare la domanda sulla nazionalità, secondo me. Oppure. Cavolo. Tre domande sono poche, comunque non sono. Sì. Vabbè, diamo quattro domande. Facciamo. C'è quattro domande. Ma quattro, una in più, dai, ci sta. Comunque quella della linea, secondo me, si togli. Dove la metti? Dalla Francia in su? Così ti resta a metà, Francia. A metà. Vabbè. Aspetta, però chi ti togli? Se sei vince giù, come la tagli per la linea? Ma l'Italia? Perché su abbiamo Inghilterra, Ferdinand. La Francia la mettiamo giù, quindi. Sì, sì, è per forza. La Francia è giù. Italia è giù. La Germania è su, Mataus. Sì. Se tiriamo una linea sotto, ecco, la Germania, questo giocatore dov'è? Sopra o sotto? Significa che se tiriamo una linea? Ah, sull'Italia il giocatore. Mister ha capito. Sì, oh, quindi è sopra. È sopra? È sopra. Quindi o inglese o tedesco. Boh, adesso gli chiediamo il ruolo e poi diciamo la risposta. Aspetta, sono altri. Quanto hanno fatto però? 3 o 4 domande?
Questa era la terza. Ok, che gli ruolo? Il vostro giocatore è un difensore? Il nostro giocatore è un difensore. Il vostro giocatore è Rio Ferdinand? No, è Matthaus! È difensore centrale, la persona 88. Non ci credo! Che maledetti! No! Cioè, se dicevamo sì, non era la carta quella. Ah, io era la carta, era difensore centrale, quella che mi è uscito prima. Poi sono andato a vedere se gli serveva l'icon e poi sono andato a ricercare. Fare il check con... No, se cosa dobbiamo fare allora? Il vostro giocatore dove? Chiedergli se era di tedesco. Non l'hai chiesto. L'avevamo mandato a colpo sicuro, ma in realtà abbiamo sbagliato. Allora ragazzi, siete pronti? Vai, chiudete gli occhi. Tutti con gli occhi chiusi, rifacciamo la ricerca. Ricerca Omar. Dici quando c'è uscito. Vabbè, speriamo che non sia tra i giocatori che avevate già visto voi. Ok, è uscito. Okay. È uscito? Bene, allora sì. Io domanda, farei una domanda intelligente. Cioè, attenzione. A parte la cosa della Prime, sì. Ma il suo giocatore, tipo, nelle tre versioni, cambia di ruolo, ad esempio, da difensore a centrocampista, centrocampista okay. Attaccante, non so, c'è tipo Pires da terzino a centrocampista. No, Pires. Qui le domande si imparano a fare mentre le facciamo, perché sì, tipo, sì, cosa? Sì, sì. Le domande, cioè, sembrano una nuova sfida che non aveva mai fatta. Sì. Bene, mi piace, diciamo la Prime, ci troviamo una bella parte. Il nostro giocatore ha una versione Prime? Il nostro giocatore non ha una versione Prime. Ok, quindi sarà Ronaldo... Vai, ce ne sono tantissime. Sono quattro domande. Quattro domande. Cioè. Sì. Una sicuro, non è Prime. Una su sicuro per capire il ruolo. Posso dire? Possiamo chiedere Andrea se è europeo o se questo stavo dicendo. Okay. Il vostro giocatore è europeo? Il nostro giocatore è europeo. Ok, quindi sarà. Togliamo i due mostri, insomma. Nazario e Maradona gli togliamo. Possiamo chiedere Andrea altre due domande. Come loro, no? Devi tracciare una linea. Dio santo, non infatti non sai neanche dov'è la Francia. La allora, magari possiamo dire di più. Quando metto ogni 3x2 su tutto della geografia, poi io. Zitto. Oh, Giubo, se li può essere olandese e Gullit, che non è uscito Prime ed è europeo. Anche Rijkaard, perché è olandese. Vogliamo dire se è olandese, ci togliamo Rijkaard. Rijkaard è olandese? Mi sembra di sì. Rijkaard, Gullit, Van der Sar che non è uscito. No, Van der Sar è uscito. Van Basten è uscito Prime. Van Basten è uscito Prime. Dobbiamo toglierci la nazione da mezzo, capi? Tipo che ne so, italiano, non è uscito Maldini, non è uscito. Europeo non è europeo? Sì, sì, europeo. Quindi Zanetti di Mezzo. Vogliamo dire, sei italiano? Potrebbe essere anche francese, Andrea. Vabbè, sanno. Francese è uscito. Petit è uscito Prime. Anche romano può essere. È uscito Henry Prime, da te. Eh sì, no, tutti i tre sono usciti. Ma di sei italiano, mi togliete sta. Vai, dai. Il vostro giocatore è italiano? Il nostro giocatore è italiano. Allora, è Maldini. Porca miseria, c'è tutte le cose. Aspetta, Maldini o anche Nesta. Abbiamo altre. Del Piero non è uscito. No, altra domanda abbiamo. Altra domanda, sì. Diciamo, sei difensore. Aspetta, quali sono gli italiani? Quante domande avete ancora? Una. Una. Allora diciamo allora, gli italiani che ci sta Del Piero, okay. Inzaghi. Vabbè, sì, però dico chi ci sta. Del Piero e non è Inzaghi. Non è perché è uscito, è uscito Prime. Maldini non è uscito Prime, quindi sarà Maldini o Maldini. Maldini, cioè gli italiani non Prime oltre Maldini che non sono usciti. Diciamo sei difensore, così dobbiamo Mazzini. Ma, aspetta, Maldini e Nesta sono Nesta. Nesta è uscito. No, non è uscito. Non c'è Nesta Prime, non è conosciuto. Allora, come posso dire, Antonio, come faccio a capire se è Maldini o Nesta? Quello è il problema. Com'è, perché giocatore di Milan. Ok, se dobbiamo dire se ha giocato di terzino o... il vostro giocatore, che quello se non sbaglio Maldini ha avuto una versione DS. Sì, sì. Il vostro giocatore ha una versione nell'icon terzina? Il nostro giocatore non ha Nesta. Il vostro giocatore è Nesta? Il nostro giocatore è Alessandro. Ci siamo stare attento. Quando editerò guarderò la tua faccia. Dai, tutto contratto tutto fuori Nesta così. Perché scusa? Dai, te tifo, Chess. Però se ero così tutto il tempo, guarda. Lo guarderemo, guarda, guarderemo. Guarda, guardate, aspetta. Questo è il ragionamento, questo. Ah, voi, it's nice, it's va bene, ci sta. 1-0 per noi, è la prima ranch. Quindi adesso andiamo con un altro giocatore. Ragazzi, chiudete gli occhi, almeno lo faccio. 3, 2, 1, vai. Y. No, è triangolo. Ok. Sì. Dai. Allora, bello. Chiediamo subito la discorso della Prime. Sì. Vai. Il vostro giocatore è mai uscito Prime? Il nostro giocatore è uscito Prime. È uscito Prime. Ok. Allora, possiamo fare il discorso di prima, delle discorso sì, sì. Nella SBC del vostro giocatore Prime, servono icone per realizzare questa SBC? Check. Un attimo di check.
Mi sembra di sì. Sì. Servono. Sì. Servono. No, serve, serve. Serve. Adesso serve. 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 Sai cosa possiamo chiedervi? Aspetta, perché servono, serve, ce ne sono sempre tante, no? O diciamo se ne serve più di una, proviamo a dirlo subito. Aspetta, possiamo chiedere, o ci buttiamo sempre sulla nazione o sul ruolo? C'è da ragionarci, ragazzi. Chiediamo se ha giocato in Italia? Il vostro giocatore, chiediamo Henry? Sì. Il vostro giocatore ha giocato in Italia? Il nostro giocatore non ha giocato in Italia. Ci cambiamo un bel po' di prime, perché adesso rimane Matthaus. Ma se esce di nuovo, che palle. Matthaus rimane. Randinho ha giocato in Italia anche lui. Ma chi rimane? Oh? Avete altri due giocatori? Ferdinand? Due domande. Cioè, due domande. Cavolo. Secondo me Matthaus o Ferdinand di nuovo? Ancora però. Ma aspetta, pensiamo bene, perché forse. Centrocampisti, chi c'è ancora? Di prime. Ci buttiamo sempre su loro due ancora? Che palle. Quindi Ferdinand o Matthaus? Chiediamo se è inglese o tedesco, cioè se è uno dei due. Che due coglioni, io sono gli stessi. A meno che non ci siamo dimenticati non è con Palese. I due ritardati che possono essere. Ah no. Ah, sono quelle. Vai, chiedi. Chiedi se è tedesco? Sì. Il vostro giocatore è tedesco? Il nostro giocatore non è non tedesco. È tedesco. Ultima domanda. Ultima domanda. Qui gli faccio la domanda per capire se è Ferdinand. C'è giocato al Manchester United. E qui chi ti togli oltre a Ferdinand? Perché sai che di diretto sei inglese. Shearer non serve di culo. Ah, comunque. Ti chiedo se è inglese? Eh sì. Il vostro giocatore è inglese? Il nostro giocatore è inglese. Oh, è Ferdinand. Pensiamo un secondo. Chi c'è? Perché sennò qui... Mega Ferdinand Shearer, no? Shearer non serve l'icona. Chi c'è? Per me è Ferdinand. Sì, l'inglese sì. Dai, ci buttiamo su Ferdinand. Sì. Il vostro giocatore è Rio Ferdinand? No, ragazzi, non è Rio Ferdinand. È Rio Ferdinand. Sì, oh, madonna, ho detto come? Come no? Ok, bella. 1-1. 1-1. Palla al centro. Sì, una cosa. Mola dalla... Questa è la seconda volta. Mo noi possiamo andare in vantaggio e... abbiamo chiuso la seconda manche, ok? Se vuoi vincere... Però facciamo direttamente che la prima domanda la diciamo che sicuramente diremo se hai... Cioè, se hai prime o meno, va bene? Quindi la domanda capiamo. Cioè, facciamo tre domande e ci dice... E noi vi diciamo subito se c'è. È perché ce la facciamo sempre questa domanda. Va bene. Va sempre fatto. Va, chiudiamo gli occhi. Ok. Allora, vai, il vostro Il nostro giocatore è uscito in versione Prime. Ah, ok, allora ne sono 15, voglio un Prime. Ok. Una quindicina ne sono, quindi abbiamo varie possibilità di dominare. Ecco. Io direi l'altro lotto di spade. Allora, le domande sono tre. Sono tutti europei i Prime, Andrea. Ah? Sono tutti europei i Prime? Cazzo dici, c'è Ronaldinho. No, chiedevo, non mi ricordavo. C'è Ronaldinho, cioè... Ci sono molti non europei, così facciamo altro questa domanda. Diciamo, sei europeo? Aspetta, se no, se pensi... No, non mi ricordo chi c'è, sono ma tu qua chi dà morto? Ho capito, ogni tanto mi tocco con chi lo ride. Ma Tatino ne approfitta per violentarci. Oh, e basta. Allora, Tatino, trovo un cazzotto pietro. Cazzo io. Allora, dobbiamo fare domanda se è europeo. Sei europeo. Ciao. Il vostro giocatore è europeo? Il nostro giocatore è europeo. Deve stare parecchio, vai giù. Secondo me sei uscito del Piero. Però non mi ricordo più di un cazzo. È uscito del Piero secondo lui. Allora, ci sono usciti... Chi è stato? Ho toccato io! Io mi sto muovendo, sono fastidio qua. Sta così, vai. Sono incastrato, cazzo. Allora, ti chiedo se... No, che poi esci dall'inquadratura. Vieni qua. Chiediamo se ha giocato in Juve a Milan. Così facciamo... Se ha giocato in Italia... Non sprechiamo la domanda, cioè abbiamo infatti, due. Aspetta. Allora, vogliamo dire se serve l'icona o no, non diciamo perché la domanda è inutile, secondo me. Okay, allora, abbiamo detto, è Prime e poi? Prime ed europeo. Ed è europeo. Quindi può essere Matthaus, Ferdinand, Inzaghi, Del Piero, c'è. Cevchenko non è. Sì. Ce ne sono molti che hanno giocato in Italia. Certo, anche Rui Costa. Pensiamo a questa cosa qua. Diciamo, il vostro giocatore ha giocato in Italia? Il vostro giocatore anche ha giocato. Come, vero? Il vostro giocatore ha giocato in Italia? Il nostro giocatore non ha giocato in Italia. Lì che effetti l'andremo da Matthaus, dico. Per quello hanno fatto la risata, ecco. Cosa? Hanno fatto la risata prima, quindi è Matthaus. Non ha giocato in Italia. Matthaus ha giocato con l'Inter. Ed è europeo, eh? Europeo che non ha giocato in Italia. Con l'Inter Matthaus. Deco ha giocato con l'Inter. Ha giocato all'Inter Matthaus. Deco ha giocato. Ferdinand con nessuno? No. Deco? Deco non ha giocato in Italia. Può essere Deco, ne abbiamo due. Allora, Petit sì. Petit ha giocato? No.
Petit? Ah, Petit o Deco? Petit Deco era l'altro, chi era? Può essere tipo Shearer? Shearer non so dove aveva giocato. E Inghilterra? Non ha giocato in Italia. Non ha giocato in Italia. Ah, facciamo così, chiediamo se... Aspetta. Perché c'è pure Ferdinand, pure Ferdinand, cioè, voglio Ferdinand, Deco, Petit, diciamo se è inglese. No, però non aspetta. Solo chi una domanda. Chi è portoghese? Chi è portoghese? E perché chi ci toglie? Solo Deco. Deco. Capito? È solo una domanda. Deco non ha giocato. Ha giocato in Italia Deco? Nell'Inter tu quando? No, Deco ho detto di no. Ah, non gioco. Era Matthaus quello. Quali sono quattro giocatori? Mica vi ricordate gli overall di questi qua? Se diciamo tipo sopra o sotto. Andiamo a dire sopra. Sono Prime, sono Prime. Allora hai detto che è Prime. La sua versione Prime. Vogliamo dire ad chi ci sta, abbiamo detto Petit, Deco. Vogliamo dire che se è 90 più la sua versione Prime o è una domanda di merda? Sono quasi tutte 90 più. Eh sì, perché. Vabbè, allora. Perché forse l'ha sprecata la domanda. Sì. Ferdinand. Allora, Ferdinand, Deco, Petit, Schiller pure. Ma vuol dire se ha giocato in Premier? No, però è Petit, magari ha giocato in Premier, non so. Andiamo se è inglese allora, decido io. Ma inglese? Diciamo inglese, andò. Il vostro giocatore è inglese? Il nostro giocatore non è inglese! È portoghese o francese? Allora è Deco e Petit, va giù. Deco Petit. Deco Petit. Allora, considerando che ce l'ho detto, è europeo. Aspetta, abbiamo finito le domande? Sì. Io mi butterei su Petit, va giù. Cosa che dovevamo fare? La domanda ha il cambio ruolo nel coso. E qua ci dobbiamo buttare perché non abbiamo. Avete troppe scelte. Petit o Deco? Allora, io mi butterei con Tatino con Deco, va giù. Ti ho detto Deco, Tatino. Massimo. Dai, Deco. Il vostro giocatore è Deco? Avete tante scelte, no. Ma non avete citato neanche una volta il buon. Puyol! Io ci ho pensato a Puyol. Questo proprio non ci avete proprio pensato, Puyol. Barcellona. Barcellona. Vabbè, ragazzi. Uno pari, ragazzi, pareggia. Avete tutti tranne lui, Tutti tranne lui. Non siete proprio dimenticati. Vabbè, chissà che la prossima volta, se raggiungiamo gli 8000, quelli là, insomma, di like che aveva detto buon Andrea, lo rifaremo, quindi mi raccomando ragazzi, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, in descrizione il canale di tutti questi baldi giovani, e come sempre, no, la mia chiusura, quindi come sempre, ci vediamo al prossimo video. Andiamo dentro.